Eccoci, questi sono i libri, alcuni dei libri che Paolo Massobrio sforna annualmente, verranno presentati a Golosaria. Buonasera Paolo Massobrio. Ciao Andrea. Allora, già a Milano in vista di Golosaria, novità e che cosa ci aspettiamo da questa kermesse che ormai giunge a quale anno? È la 12ª edizione a Milano, e beh, la novità di quest'anno sono 300 espositori, 100 cantine. Molte piccole sconosciute debuttano per la prima volta, fantastiche, e poi 200 produttori di cibo, tanto sono 50 quelli dei dolci, ci saranno i nuovi panettoni di questo Natale, anche lì alcuni debutti, alcuni numeri uno che arrivano da tutta Italia. Poi 16 cucine di strada che racconteranno la gastronomia di tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte. Ecco, tu hai selezionato prodotti da tanti anni, produttori, hai ricercato, hai girato l'Italia in lungo e in largo, a destra e a sinistra. Cosa è cambiato e che cosa sono le novità di un'agricoltura che sempre più diventa anche passione? Beh, intanto sì, io da 19 anni, da quando faccio il Golosario, che dà il nome alla manifestazione Golosaria, sono stupito del fatto che il mio libro è arrivato a 1000 pagine. Ma non perché ho voglia di, anzi è un gusto, ma perché ci sono tanti giovani che continuano a scommettere nell'agricoltura distintiva. Per esempio, ci saranno dei giovani fantastici di 22 anni che hanno puntato tutto sul rabarbaro e sono di Lecco. Arriva in Italia anche l'aglio nero, arriverà il miglior aglio nero del Giappone, così è considerato in Giappone, ma ci sarà anche un aglio nero prodotto in Italia, e questa è un'altra tendenza, un'altra novità. Il mondo dei vermouth, rinascono i vermouth distintivi non solo delle grandi aziende, per esempio ce ne sarà una piccolissima, la Canellese, che fa dei vermouth straordinari, mi hanno stupito, e sarà dentro l'area, che è una novità di Golosaria, dei bartender, dei cocktail, dove conosceremo amari, grappe, e anche questi nuovi liquori, gin. E poi la tradizionale area dei vini con i 100 top 100 della vostra classifica, tu e di Marco Gatti che citiamo e salutiamo. E novità anche da questo punto di vista? Qualche novità, new entry particolare? Beh, novità tantissime. Quella che mi sta più a cuore, che conosci anche tu, è di Casadei, che verrà con i suoi vini affinati totalmente in anfora. Baccellieri, che è una cantina straordinaria della Calabria, c'è una presenza importante di 8 cantine della Sicilia, tra cui Rio Favara, anche questi nomi sconosciuti ma vini straordinari, incredibili, cioè investimenti nuovi. Il Piemonte farà la parte del Leone con più di 20 cantine e il consorzio della Barbera d'Aste del Monferrato, e la presentazione in anteprima dell'Astisecco. E ovviamente i visitatori potranno degustare e conoscere questi vini direttamente dai produttori. Sì, e anche acquistarli. Poi ci saranno, ecco, Barolo, Barbaresco. Senti, veniamo anche a questi libri, il risotto, il libro del riso italiano, la pericena non esiste, e ovviamente il Gatti Massobrio, il tradizionale taccuino versione 2018. Beh, il Gatti Massobrio quest'anno esce per la terza edizione, ha 3.000 ristoranti recensiti, e sono già accreditati più di 600 ristoratori per la presentazione di lunedì. La pericena non esiste è un libro provocazione di Federico Ferrero, eccolo qua, vincitore, eccolo qua, di Masterchef, di una puntata importante di Masterchef. Tra l'altro verranno anche Cracco e Cannavacciuolo a Golosaria, e per chi fa una vita sociale intensa come me, come te, beh, questo è un manuale per mantenersi in forma, ne abbiamo bisogno. Giusto. E infine, la prima guida al riso italiano, nel senso che sono citate 130 aziende che producono riso con tutte le loro varietà, ma anche 100 ricette tratte dai ristoratori del Gatti e Massobrio, e poi tutta la storia del riso italiano, una parte innovativa che non c'è in nessun libro, che è l'analisi sensoriale di sommelier del riso. Bene, ci diamo appuntamento allora a quando? Dall'11 al 13 novembre sul sito www.golosaria.it tutte le informazioni e le descrizioni. E fisicamente Fiera di Milano. Fiera Milano City, Fiera Mico, Milano Portello, City. La fermata del metro Lilla. Grazie a Paolo Massobrio, ci vediamo a Golosaria. Grazie.